Ad Ischia, l'Isola Verde, 70.000 abitanti, già vaccinano ventenni e trentenni. Più del 50% della popolazione è già immunizzata. Gli ischitani vaccinati fino ad ora come prima dose sono più di 24.000, 1.800-1.900 al giorno. Dire che Ischia, Capri, Procida e le altre piccole isole italiane sono Covid-free significa incentivare prenotazioni di vacanze e arrivi di turisti che si sentono rassicurati se sanno di andare in un posto dove il Covid è stato sconfitto dal vaccino. È molto importante perché rendiamo un'immagine di un'isola senza problemi e possibilmente senza il rischio del Covid. Già dall'inizio di aprile, quando si era con la volontà dell'ANCIM e delle Federalberghi Isole Minori di vaccinare le isole anche per la loro fragilità, abbiamo avuto anche delle risposte a livello internazionale. Ci sono state delle polemiche inutili che naturalmente hanno solo danneggiato l'immagine dell'Italia, non delle isole minori. Quanto ha influito l'errore di non parlarne subito di isole italiane Covid-free? Certo, siamo indietro rispetto a altre destinazioni come la Croazia, la Grecia e la Spagna, dove onestamente stanno avvantaggiandosi di questo nostro ritardo. Il solo settore alberghiero delle piccole isole conta 900 strutture che danno lavoro a 21.000 persone e fattura 600 milioni di euro ogni anno. Quando dichiararono isole del Golfo Covid free, le richieste aumentarono tantissimo. E lì io e mio marito decidemmo insieme, unanime, di aprire il giorno 30, perché la voglia di riprendere la vita normale era da parte di tutti, noi, lo staff e chiaramente le richieste telefoniche che arrivavano. Ma poi c'è tutto un mondo intorno al turismo isolano, archeologia, gastronomia, escursioni, la blue economy, l'economia del mare. Più del 50% sull'isola siamo vaccinati, quindi c'è una tranquillità per il turista che torna da noi qua sull'isola. Che cosa le chiedono i turisti che prenotano le sue barche? Chiedono di ammirare un'isola diversa e conoscere le bellezze dell'isola via mare.